Questo programma è offerto da Superpentito, gola profonda, uomo chiave o infama, secondo le scuole di pensiero o di comodo che affollano il bel mondo dell'informazione. Carmine Schiavone continua a far parlare di sé e le sue dichiarazioni sui rifiuti tossici continuano a scatenare polemiche ed interrogazioni. Peccato che le dichiarazioni di oggi siano le stesse di ieri e che l'unico motivo di reale raccapriccio sia la mancata bonifica che 20 anni fa sarebbe costata sicuramente molto meno di oggi. Stupirsi equivale a riconoscere un lungo sonno collettivo durato decenni. Vi sono figure controverse che hanno contribuito a scrivere la storia recente degli uomini. Una di queste figure controverse, che peraltro è anche chiave di lettura per un'altra storia parallela, non può che essere Carmine Schiavone. Carmine Schiavone, che ringraziamo di aver accettato di darci questa intervista, un'intervista a TV Luna. Grazie, io la ringrazio. Io vi ringrazio voi di poter dire la verità e far capire alla gente i problemi che sono sorti per fare il pentito. Il pentito vero, che io ho creduto. Ma al di là del pentito, chi è Carmine Schiavone? Carmine Schiavone era un ragazzo che è andato a scuola sino a 18 anni all'Armando Diaz di Napoli. Un ragazzo che mai avrebbe pensato di arrivare a questa situazione. Queste situazioni però sono sorte per due motivi. Uno, per una guerra che si dovette fare contro il gruppo Cutoli, Raffaele Cutolo, perché non è che parlavano solo di sottometterci, bensì di ammazzarci pure. Questo è il gruppo cutuliano? Il gruppo cutuliano che ci voleva ammazzare, di cui avevi insediato anche a Casale, a Villa Leterna. Questo negli anni 70? Negli anni fine anni 70, inizio anni 80, casalesi, i nostri paesani, di cui abbiamo cercato di girarli verso di noi. Quelli che non ci siamo riusciti, perché sapevamo che ci volevano ammazzare, abbiamo dovuto agire per prima. E i primi di queste storie sono stati la famiglia Simeone. La famiglia Simeone di dove era? Di Casal di Principe. Poi un po' dopo sono arrivati il Pagano, che io ho pagato in Spartacus, con altri 3 o 4 loro. Altri si sono girati. Altri si sono girati, che significa? Sono passati dall'altra parte, nei nostri gruppi, diciamo, oppure nei gruppi di altri paesi, per dire di Girolamo di Aversa, che era cutuliano, era un mio ex imputato. Quando io sono uscito, sono andato io e mio cugino, ho detto vieni da noi, è venuto da noi. E si è avvenduto poi anche i suoi amici cutuliani, di cui alcuni li ha ammazzati lui, altri li ha fatti ammazzare dal nostro gruppo. Quindi è iniziata questa storia nell'82, fino all'82 venne da me Ferrara, di cui noi eravamo andati in Brasile per un incontro con Bardellino, Buscetta e Badalamenti, di cui già il Buscetta, che poi era mio amico già da anni, anche dopo la collaborazione mia, lui stava con me. È stato con me fino a che non è morto al 2000-2001. Ci incontravamo, insomma, mangiavamo, è stato ospite amico, la moglie sua, c'era un cognato, io sono stato da lui, quindi c'era un'amicizia vecchia di anni. Ci avvertì che in Uoletta stavano seguendo la linea dei Rina, dei provenzani, di eliminare i loro amici di un tempo, diciamo. Poiché noi eravamo diventati potenti, quindi in Uoletta cercarono, sotto sotto stavano cercando di eliminarci. Di questo fatto fui avvertito io personalmente, che venne a casa di mio cugino Eliseo, Raffaele Ferraro, detto Magliarano, di Villa Ricca. Raffaele Ferraro, detto Maglia? Magliarano, che poi fu ammazzato da Vittorio Vastarella, sempre del gruppo Nuvoletta, mettendo una tragedia in mezzo, che nell'83 poi è stato ammazzato, mettendo in mezzo che Magliarano Ferrara avrebbe fatto arrestare
a Bardellini, mentre invece a Bardellini in Spagna l'aveva fatta arrestare Aniello Nuvoletta, amante di Ana Diaz de Mantovani, console del Panama, che faceva droga a livello internazionale, assieme ai fratelli Carole, quelli da Utuomo Connessioni Milano, Nino e Enrico, che poi sono stati con me in Gedda, ed altri. Quindi noi ci mettemmo in allarme, e decidemmo di non andare più soli a Marano, bensì di andarci. Uno entrava dentro e una macchina stava fuori, quindi non potevano fare i reati in quella maniera. Poi ci fu l'arresto mio e mio cugino Santo Cani, non so, un mite di cui c'era anche De Falco, riuscì a nascondersi in un rifugio segreto con l'appoggio di un maresciallo dei carabinieri di Caserta che lo conosceva, che stava bene, che l'ha visto, che lui è scappato. E nello stesso tempo poi fummo imputati per il 416 bis Bardellina, prima uno, poi un altro, poi ce ne fecero tre, che poi facemmo una continuazione più le armi. Al che avemmo ancora altra conferma nell'83, che arrivò Santoro, il direttore dell'ASI, che gestiva con i Lubrani e i Nuvolette le proprietà dei Rini e i Provenzani che stavano a Zoni Pignataro, più l'Ipercop, più la Svizzera dei clan, ecco, più il consorzio, i centri AIME, consorzi di commercializzazione frutta ed altro. Questo Santoro, a posto di venire da noi, se ne andò dai, reparto Cutuliano. Capace, lei ricorda bene, l'83 ad agosto fu fatta la sparatoria, che sparammo addosso ai Cutuliani perché stava un muro tirato nel carcere, e quindi si sfociò in quest'altra guerra anche interna. Ma questo Santoro noi l'abbiamo invitato a venire da noi, invece è andato al reparto Cutuliano. Significava che tutto ciò che noi sapevamo con notizie precise anche da infiltrati che avevamo nel gruppo Nuvoletta, che si stava avverando, e quindi in Nuvoletta cercavano di sopprimerci assieme ai Cutuliani, perché già nell'81, durante un Zoom meet che hanno fatto in Nuvoletta con Pasquale Cutolo, il fratello di Raffaele, e con tutto il gruppo che arrivarono con i pullman, noi avevamo stabilito di eliminarli tutti quanti, perché loro vennero con un pullman e noi avevamo 5-6 macchine fuori a Zona di Marana col gruppo I Cannucci Alfieri ed altri. Dovevate eliminarli? Li volevamo eliminare. Fummo fermati da Lorenzo Nuvoletta, perché poi prima, trascorrendo il tempo, nel 79, Raffaele Cutolo, quando è scappato dal manicomio di Aversa, è stato liberato da Maria Iovine ed è stato a Casale, a casa di Maria Iovine, la prima latitante, e da Torino a Bardellino, con i Nuvoletta che l'avevano appoggiati. Solo che a noi non ci stava bene i Nuvoletta, i Cutuliani, che ci volevano ammazzare, dietro ordine tacito di Nuvoletta. Che facevano finta di essere amici vostri. Ecco, i De Stefani, i Calabresi, che stavano assieme a Raffaele Cutolo, che poi Raffaele Cutolo aveva fatto il piacere di far ammazzare dagli effici, che poi furono ammazzati da noi, il fratello e l'altro degli effici, che fecero ammazzare a Mimmo Tripodi nel carcere, di cui i figli Carmelo e Venanzi erano carissimi amici miei, e di cui io ho dato assenza per far ammazzare gli effici. Tutte queste storie, poi a un certo punto fu dato un appuntamento da Aniello Nuvoletta a Bardellino, che dal Brasile, da Rio de Janeiro, si spostò in Spagna per questi incontri, invece trovò la polizia che l'arrestò a lui. Raffaele Pasquale Pirolo, uno dei quartieri che faceva droga con noi a quell'epoca, giù a quartier di Medellin in Colombia, Raffaele, che l'ho verbalizzato comunque, che poi è stato ammazzato sui quartieri, e il nipote Roberto Ferrara. Nipote di Raffaele Ferrara? Nipote del generale Ferrara. Ah, nipote del generale Ferrara.
che stava al Quirinale all'epoca, negli 82, in cui aveva tenuto pure ospite Arafat a casa sua, che era amico di Bardellino, di cui ci mandava a noi la droga, noi passavamo i quartieri calabresi, il fumo però, 50 quintali alla volta, il fumo, quello che, l'aquila vicina, quello rosso che veniva dalla Valle Rabbe, cara, la zona che controllavano i palestinesi, di cui Raffaele Ferrari, il padre era console in Brasile. La madre veniva dai Gargiula, era sorella ai concessionari a Gargiuli Caserta, e lo zio era Arnaldo Ferrara, generale di Corpo d'Armata dei Carabinieri, che stava al Quirinale. Perché metti il generale Ferrara? Erano persone insospettabili. Ecco, lui dirigeva era la Mela a Via dei Mille e sì, la Jungla, di cui eravamo noi i proprietari, come pure era nostra amica Campanile, quelli di Scarpa. Maria Bellino. Belle scarpe quelle di Campanile, Maria, devo Maria dire la Bellino. Quindi, sono questo particolare mi mancava. Ti mancava? Sì. Fu imputato con noi. E furono arrestati in Spagna, di cui noi stavamo all'epoca al carcere di Santa Maria, poi dopo la sparatoria io fui portata, fecero girare un po', però io tenevo un carissimo amico mio che avevo fatto votare, che si chiamava Pierpaolo Bonifacio, che era ministro della giustizia, l'ho fatto votare io e Francesco Patriarca, che anche lui al 68 da fascista passava da democristiano, e lo feci votare la Democrazia Cristiana, appoggiato da Peppe Buca, che poi fece presidente della provincia, che era il segretario, era Rocco Manfine, che era un altro carissimo amico mio, che durante poi Nicola Cosentini, che faceva assessore dei lavori pubblici, il presidente era Peppe Buco. Ho capito, alla provincia, sì sì, io lo ricordo la presidenza di Buca. Ed era carissimo amico, io feci votare e quindi loro mi mandarono a pescare, un carcere di pesca, io facevo spostare, ma a Sulmona, poi che buttammo i bomboletti in dei cedri di i cutuliani, ci volevano mandare i carceri speciali, io però tenevo i miei e poi andai a finire a Cassino. Di qui a Cassino poi stavo in una stanza con i miei affiliati, io comandavo, ci stavano pure in un'altra stanza che poi uscirono i fratelli Tripodi, Venanzi e Carmelo. E poi c'era in un'altra stanza un ragazzo, si chiama Robertino, era Bandera Magliani, che poi erano amici miei perché facevano parte di un gruppo di Pippo Calò, all'epoca noi eravamo una sola cosa, che tieni presente che poi Pippo Calò fece ammazzare un fratello, un giudice imposimato, lui con il Lubrano, e che io l'ho fatto prendere l'ergasto, perché era del gruppo poi Nuvoletta lui, perché e che lo mandarono in provincia di Caserta a portare una macchina che aveva ammazzato il fratello di Imposimato. Perché decisero di ammazzare il fratello di Imposimato? Perché loro hanno fatto parecchie volte per aspettare a Ferdinando Imposimato, non lo trovarono, perché il fratello pure stava parlando all'epoca con tipo sindacalista, ma Munnezzo, questo e quello, diamogli cosa, perché Imposimato era arrivato avanti, era arrivato alla strada dei soldi, era a Bandera Magliana, Cussindona, che era amico. Era molto giovane il giudice Imposimato allora? Parliamo degli 82-83, sì, perché fatto questi amici. Che poi la macchina la portarono a Santa Lucia di Caserta vicino, che era zona nostra, no? Quindi volevano farci accusare a noi, in effetti. E questo poi mi fu confermato quando si sono girato con noi nel carcere, che io li volevo ammazzare, a Tonin Abbate e Tonin Ligato, lo zio, che si girarono con noi, e loro, per non far ammazzare che era il cognato Lubrano, si presero loro la responsabilità, che li mettevano a tacere. In più noi gli abbiamo fatto bloccare con un gruppo nostro di Peppe Papa, tutti quanti, tutti gli operai, che loro tenevano centinaia ettari di pesche, cose che raccoglievano, che erano soci con Rina Provenzana, quei terreni vicino a Prestanomi, Lubrano ed altro, e facevamo cadere la frutta dagli alberi, dicevamo che dovevano venire poi i Rini e i Provenzani a raccoglierlo se li volevano, non sono mai venuti regolarmente, perché due pecorai come quelli, se venivano in zona nostra, noi come minimo li buttavamo dai vaschi d'apurazione giù a Castelvolturno. Questa era la considerazione in cui tenevate Rina e Provenzani? Rina e Provenzani erano
due poveri disgraziati, insomma, a casale quelli, gente migliore di quelli, più intelligente di quelli, guardavano le pecore. Però hanno costruito un impero del male, ma un che, impero. Un male, l'impero. Allora, era la politica che tenevano dietro, tutta la democrazia cristiana dell'epoca, hanno fatto fare omicidi, loro sono stati semplicemente, come anche noi con i politici, siamo stati, però avevamo un livello più di parità, perché i politici a noi che venivano anche da me a stagioni per parlare, per fare questi voti, che li giostravamo in questa maniera. Insomma, erano a livelli di parità, noi avevamo un'altra filosofia, noi non li ammazziamo, non li facciamo più eleggere, come noi non è che avevamo ammazzato il capitano di carabinieri, li facevamo trasferire quando ci davano fastidio. Ha avuto una maniera più diplomatica, più strategica, normale, di esercitare il potere. Perché, ecco, ammazzò Cutuliana. Dopo due giorni era dimenticato il fatto, infatti pure i carabinieri, la Zai facendo la gente, ci vedete, insomma, si ammazzano tra loro. In effetti, perché le caserme stavano a mensile e i magistrati stavano sotto corruzione là, e chi si aveva pigliato il nuovo villaggio Coppola, perché Cristofano Coppola era un altro dei nostri, come io ho fatto abbattere i palazzi là con il dottore Donato Ciglia. Domizio è lo stesso, Papa e Benavilla là, e ci uccidono lì una soldi lì. Poi si dimise subito quando è stata accusata da me. Facemmo sottosegretario un ministero della giustizia che ci interessava, Alfonso Martucci. Era un grande avvocato, però teneva i suoi vizietti molto gravi. Mio cugino Antonio non ci voleva andare più a fargli il davodista in macchina perché buttava un po' le manine. Non so se hai letto questo verbale. Io come facevo ad avere la possibilità di accedere, allora, a questo verbale? Allora, io l'accusai, e che l'ammare altri due autisti, uno si chiamava Della Corte, chiamavano, volgare, non lo posso dire il contronome che aveva, e un altro Bianchi, due ragazzi ben dotati, ma ben dotati. Come si dice, belli uaglione. Ma ben dotati pure, bene armati. Ho capito. Ma capito. Più tiravo un po' di coca e più i ragazzi, che erano anche un poco feticista, professor Martucci, non si dovevano lavare i piedi. Ma quante cose che si vengono a sapere? Non lo sapevi. No. Però non avendo letto quel verbale non lo sapevo. Perché loro lo chiamavano, gliel'hanno fatto vedere, lui si dimise subito, accettò lo scambio. Nonostante tutte queste caratteristiche, era un grandissimo avvocato. Sì, era pure uno che stava molto vicino ai magistrati dell'epoca. Non è che ci via a parlare con magistrati, c'era Martucci, c'erano altri avvocati. In è stato più, anche avvocato suo? Anastasia, è stato anche avvocato suo? Un avvocato mio che era onesto, che non ha mai sceso come era, Alfonso Baldacini. Tuttora fa l'avvocato penalista? Sì, pure i figli. Ma quella è stata a scuola con me, io quando faceva ragioneria stavo all'università. E io gli facevo pure un ruffiano per lo far sposare a Maria, a moglie. Ah sì? Sì, perché andava anche lei all'università. Insomma, io che era amico, che poi i fratelli, che poi un fratello ha sposato la figlia di patriarca. E Maria. E gli facevo ruffiano, eravamo amici. Lei aveva tantissimi amici, però, vedo. Io sì, ne avevo tanti. Proprio tanti. Ma era una brava persona. Lei era una brava persona. Ma perciò aveva tanti amici. Io ero un moderato. Ecco, lei mi deve spiegare, perché me l'ha detto anche prima, cosa significa nel vostro ambiente essere un moderato? Essere un moderato significa che io avevo vietato nel modo più assoluto i morti innocenti. I fetenti dovevano morire. Fino a che, mi senti, abbiamo giusto fatto a guerra per i Cutuliani, a guerra per Nuvoletta, e non è che lì si poteva parlare più a discutere, si sparava e si basta. Sparava. I morti che sono stati erano tutti o di questa parte o dell'altra. A guerra per Bardellino. Cioè lei racconta la violenza inutile, insomma. Ernesto Bardellino era come sono, ero io per Santo Cagno. Santo Canne era il braccio armato
mio cugino Francesco Schiavone, che io ho cresciuto, che lui mi chiamava papà. Che è più piccolo di lei, vero? 11 anni in meno, cioè. Ma mio zio Nicola, perché non voleva lavorare, non voleva andare a scuola, era una coltellata. E punta nel sedere che gli... Ah, il padre gli diede una coltellata nella natica. Perché voleva quelli andava a lavorare. Io invece c'erano poco più, era già delinquente in effetti. Ecco. Ecco. Ma era l'ambiente di Casale. Certo. Come tutt'oggi, quando dicono vicino a me, morirà, ma non morirà mai. Perché quando la prima volta a me Lucio di Pietre mi hanno portato un libro lacrimale al pollo dei clan, io, scusami, l'ho toccato, ho detto, è duro, non è buona questa carta. Perché, dice, ma perché? Perché voi state 10 anni indietro, voi portate ancora i clan 10 anni fa o gli affiliati 10 anni fa, qui si fanno e si disfano in 2 ore. In 5 secondi si prende la decisione, si fa la sentenza, si fa pure tutto. E oggi che... è più facile di ieri uccidere, giusto? Sì, sì. Oggi moderati non ce ne sono probabilmente. Ma non è, io penso che ora stanno sotto, immersi. In che senso? Nel senso che io, per dire, degli anni 80 ne parlavamo e dicevamo, la mafia che spara dovrà finire, non può durare anni e anni. Noi dobbiamo inserire nello Stato nostri familiari, amici, gente fedele che fa i politici, deve stare nelle istituzioni, in magistratura. Bianchi. I colletti bianchi. Ecco. Dobbiamo far crescere molti colletti bianchi. Allora, abbiamo iniziato alle nascite, io ho battezzato a Carmen un figlio di mio cugino Santo Can. Siete voi il padrino? Io sono il padrino. E a mio figlio Francesco, l'ultimo, che oggi è laureato con 2 lauree, disoccupato. Sono in molti disoccupati. Ecco. Si chiama Francesco, fu battezzato da mio cugino Santo Canna a casa sua perché era latitante. Con un parroco che era una brava persona, che era cresciuta con me, l'ha già accompagnato io quando aiuta a fu prete. A Cassino, in Coppa Monte Cassino, che lì è Don Carlo. Insomma, noi a Chiesa l'abbiamo anche protetta, noi come Schiavone, che eravamo cattolici. A Chiesa a Casale mi ha fatto dire i soldi del terremoto, che stavo camminando spaccato prima. Io i soldi del terremoto per la casa mia distrutta non li ho presi, non li ho voluti, l'ho dovuto rifiutare. Come tutti qua, li abbiamo rifiutati. Certo, quel cane rognoso, mio cugino Ciccialieri, che erano, parlava solo che i bufali, sapeva parlare. Quello è Francesco Schiavone, detto Ciccialieri. Ecco, ma Santo Can è vero, ha fatto i reati cosa, però... Io l'ho visto piangere, diceva noi qualche giorno li pagheremo, teneva una coscienza ancora, lui non ha fatto il pentito per un semplice motivo, teneva fratelli, sorelle, tutti quanti insomma, che stavano lì e non li avrebbero seguiti, i figli, però l'errore che ha fatto quando io gli ho detto, che lui ha detto io alla fine tua non la faccio, certo voi me l'avete fatta fare voi, voi mi avete venduto a me. Com'è che ha deciso di pentirsi? Ho deciso di pentirmi. Torniamo un attimo all'ultimo, allora, l'ultimo scontro allora con i Cotoliani. Io mi ero ritirato alla fine degli anni 90. Io ho dovuto entrare per forza perché il 13 dicembre io mi stavo interessando solo dei reparti amministrativi. Questo avveniva intorno ai primi anni 90, fine anni 80? Sì. 89, 90, proprio 90. Io ho cominciato a ribellarmi già loro. Perché quando sono uscito ho cominciato a uscire i fusti tossici, perché da me erano venuti Pasquale Pirlo e avvocato Pino Borsa, avvocato Chianese assieme a avvocato Rofini, che non c'entra niente, che andò a fare un processo là, però Chianese ci stava assieme, andò a mangiare da me ad Otranto, che teneva un ristorante, teneva a casa, là, sono stato ospite mio, e mi parlò Chianese di questa cosa, come poi è venuto da me anche un altro, si chiamava Giuliano di Parete, che teneva la cava giù assieme all'avvocato Chianese.
Quando io l'ho detto a loro, perché noi facevamo Nezzi Città, di Santa Maria, insomma, Nicola Di Muro, penso che c'era. Avevate il controllo sulle, diciamo, l'immondizia. Sì, perché una ditta che aveva messo un cugino mio. Lo smaltimento dei rifiuti del comune, insomma. In più, io tenevo una ditta per dire che io non prendevo niente, la verità, a mio nipote e un cugino Rumi che stavano in mezzo alla strada, diciamo, per farli lavorare, tenevo un ucami, una piccola terra. I materiali, i risultati che buttavano chi stava a fare casa abusiva, sì, le case vecchie, te pure qualche po' insomma, piccole cose. Quelle piccole cose, poi un munnezzo comunale. Certo. Una cosa normale. Quando io nell'88 ho detto il fatto che a me mi era stata proposta a Pasquale Pirlo, Pina Borsa e cose, che io poi l'avevo inserito sopra a Baschi Calcestruzzo che mi davano di affitto a me, e che quelli volevano fare questo, che stavano soldi, loro so cosa mi hanno detto, giustamente, dice, ma che vuoi ammazzare tutto il popolo qui? Dice, porti ragione, hai ragione. Cioè, no, noi stiamo buoni, vamo a necessità la ricetta, i materiali risultano i paesi, per la San Giuliano a casa ogni giorno, una ditta che avevamo messo gente a lavorare, che pigliavano i travigiamenti, era il caso che buttavano i risultati, materiali che la gente buttava fuori il paese, allora andavano lì, ugami, e quindi. E loro hanno fatto questo per 2 anni. Mio cugino Cicciarini, perché scava i terri in Letizia, che le comprai poi alla fine, indestarne a Paolo, un fratello di Cicciarini, sotto, mentre stava oltre ancora, che andava e veniva. All'improvviso ho trovato i capi pieni, cioè, i decine e decine di ettari di terre paesane, perché quel terreno gli serviva per fare il sopraelevato della superstrada. Di cui un consorzio ICAR, che ha trattato tutti quanti con me personalmente, chiudo per dire un consorzio che facevamo anche attraverso per dire un consorzio bonifica, Piraggi Lagni e cose, tenevamo tutti noi i subappalti, quindi noi avevamo detto ai proprietari che gli davamo una cosa di soldi, a chi 30 milioni, a chi 20, a chi 5, a secondo quando era la terra, che poi le riempivamo i terreni, ci mettevamo la terra sopra che dei Reggi Lagni. Invece al 90 me ne sono accorto che sono cominciato a uscire i fusti perché è venuto mio genere, mia figlia, e insomma, io sono andato a vedere poi a constatare e poi ho chiamato loro. Gettato, quindi voi non lo sapevate? Oh, quando ma che stiamo facendo? Non lo sapevate? Che? Quindi voi non lo sapevate? Ma io, i cavi che scavavano, ho capito. Dove arrivavano, che mi dicevano a me, allora stava l'impresa di Anna, ricevamo pure una pozzata, che addirittura mio nipote Zara Andima, che aveva morto in genere, era fidanzata con la figlia, e poi lo mettemmo a fare un direttore, ricevamo che noi tenevamo pure un'azienda latina, Rascania, Ricamio, in più tenevamo pure là, Utraff, Gramo, Nezzi, in effetti. Ma quando io gliel'ho detto al 90, a dirò, ma che stiamo facendo? Ma voi si sono impazzuti. Voi avete detto vicino a me che volevo farci tutto, che voi state a Cina, voi ti tieni il cavo, io mi sono trovato a capo, a Casarelli, un dottore d'Argenia, che sono 4 metri di terra paesana scavata a 15-20 metri di profondità, piena già. Ma diffusi, questi fusti dove venivano? Questi, da dove venivano dal questi nord. Fusti? Perché poi io ho preso pure il delibero della Giunta Fantini, che c'è la commissione ecomafia con la commissione della Giunta Fantini, in cui ci stavano poi tutti, mi presi tutte le società, che si venivano i Pisi, i Milani, i Santa Croce sull'Arno, tutte quelle zone, più i targhe ricami, altre, tutto un fascicolo così, un dossier, che io ho consegnato a Lucio Di Pietro, Cafiere de Rao, e gli originali, l'ha presa a commissione Scalia. Però quei verbali là che ho fatto i primi tempi per la Munnezza, ti stavo però raccontando prima, quando io ho detto, dice, ma che noi ci vogliamo l'acqua minerale, tu pure ti vuoi l'acqua minerale, ma non è data, che, ma come che ve ne importa? Ma vi rendete conto che qua un giorno che si schiattano queste cassette radioattive, queste fuste tossiche, che le ha tutto un cocktail, non ci sarà scampo per nessuno. Morro tutta la Campania, perché ricetta a questo punto a Vigliaricca, Giugliana, Mugnana, tutta quella zona lì dove passavo l'altro tipo su per strada, la facevano i Magliardi, o la Trafregola, Caivane, la facevano i Moccia, per la terza corsia e peraltro. A Vigliano Terne, Casale, San Cipriano, Casapesenna, fino a tutta la provincia di Caserta la facevamo noi. Quindi a Salerno
Avevo gruppi Maiala, Ebola, quell'altra zona lì che lo stesso appartenevano a noi. Circa 4-5 milioni di persone. Non arriveremo a nessun posto. Infatti io poi ho sentito che non sapevo l'intervista di Cantone, che anche lui ha visto quei documenti, che dice entro il 2060 sarà peggio Chernobyl. Quando io sono andato a Daffe sopra il luogo, dopo 4 anni, i documenti, quei documenti là furono autorizzati a appesi sopra il luogo dal dottor Caffiero Terali, diede come incarica a Francesco Cirillo, era prima dirigente della di Napoli all'epoca, che io me ne ero andato già 15 giorni prima perché non tenevo fiducia né i luci, né i Cufolo e né i Foglia, perché Foglia sapeva che facevo commissaria sopra un porto quando facevano traffico in nome nostro il Eurocem per i servizi segreti, di cui era stato ammazzato Nicola Nappu, ragioniere nostro, lì per Inolo, che dipendeva da me, che poi hanno trovato assegni miei che io pagavo riuccia mentre un porto, no? Però loro caricavano attrezzi agricoli, il lotomelar, la selen, la borletta, la breta, la beretta, tutto tipo di armi. In nome dello Stato. Certo. Ecco, di cui fu arrestato Broccoletti che era un direttore, ma lo salvarono. La segretaria sua non so per quale motivo. Restarono a Sala Becker, l'amico era figli Scalfar, il Presidente della Repubblica. Perché? Di chi era amica la figlia di Scalfaro? Di Salabè. Salabè era l'architetto del Quirinale. Sì, del Quirinale. Lì uscirono che si perdevano 800 milioni al mese. Sì, questa cosa l'ho sentita. Per quella zona lì. A Broccoletti lo facevano subito arresto domiciliare per paura che, perché loro tengono tutti i cartelli ricatti, tutti i schifi che hanno fatto, i stragistati ed altro. Che poi a me mi fanno ridere quando dicono i stragistati lo sanno. Ma loro hanno creato Gladio, lo Stato, loro tengono i verbali, i miei e quelli degli altri pure. Vogliono mettere tutto disperatamente a tacere perché il popolo deve solo votare e il popolo italiano è una massa di pecoroni. Sì, chiedo scusa, ma nel momento in cui queste persone che sono state indirizzate da lei nella maniera giusta non hanno ottemperato a quello che avrebbero dovuto ottemperare, che cosa guadagnano? Dopo 4 anni, dopo 4 anni che non è stato fatto niente dalla DIA di Napoli, perché io poi sono stato minacciato dalla DIA, ho subito la conseguenza perché poi Cirillo, che io l'avevo fatto anche una denuncia che voleva accusare Berlusconi. Volevano che lei accusasse Berlusconi? Ecco, Cirillo, noi giudici. Diceva tu accusa a Foglia, perché ne accusa pure a Berlusconi che già l'accusano altri banditi. Quando io stavo a Roma alla DIA, e io accusai a lui, dice tu che dobbiamo fare? Che io non faccio portare con la mano da nessuno, perché io il pianto degli innocenti lo conosco, io ho fatto 6 anni va già l'arrestone innocenti, altri 3 poveri disgraziati, di cui ci stanno i verbali, i magistrazie, il pentito, a Lucio Di Pietro, che furono mandati alla Corte d'Appello, non hanno voluto mai fare la revisione di processo. Per non buttare alcuni magistrati tinta una caldaia, perché dopo i miei verbali anche i magistrati miei automaticamente furono un po' minacciati, non ci sa neanche io, perché dicevano facciamo quelle che possiamo fare, se no non ci fanno fare il resto di niente. Dopo 4 anni che io questi verbali non sono uscito fuori, in varietà, ma poiché ci sta quel fatto sotto che dice facciamo quello che possiamo fare, mi stetti buono e quieto, perché poi al servizio centrale all'epoca, prima del 97, c'era il dottor Manganelli che era una persona seria, onesta e per bene, infatti per la nostra sicurezza aveva creato il gruppo NOP come l'FBI americano, per una ventina di noi per dire che erano i serie A e loro avevano fatto i cose, che ci dovevano accudire, però perché io già a Bari, gli era stricchinina un maresciallo di Napoli, si chiamava Giovanni Russo, che è stato condannato. Quando sono stati qui in OP con Maurizio Mastro Rosata, capo scorta, ci hanno fatto una carta falsa per farci andare a Santa Maria, ci hanno mandato con una macchina fusa, una macchina blindata che abbiamo lasciato lì, è una macchina senza batteria, siamo arrivati lì, il presidente lo sai cosa ha detto? Ma chi va a rate? Questa è una carta falsa. Poi abbiamo saputo dopo che stavano aspettando il lanciamissile in coppa del ponte i Cassino. Abbiamo dovuto affittare una macchina a Caserta,
col nome di un maresciallo della finanza, una carta di credito scaduta, una Landra 1.600 a benzina, che si chiama Guacci, questo maresciallo della finanza. E siamo scappati attraverso Castel Morrone. Vabbè, che fa? Se ne va Manganelli, viene Cirillo, mi manda a chiamare, io e Benalterchi, cioè, tu lo sai che si è già chiacchierata, che tu vuoi ancora parlare gli amici tuoi, tu eri già abbastanza chiacchierata a via Matini che ne stai mandando a calci in culo, e di Gennaro ti ha pigliato i capelli e ti ha salvato perché le serviva il gruppo suo io. Ecco, perché mi ha pure minacciato che io vado a fare la dovevano fare loro sopra il luogo della Munnezza. E io l'ho fatto fare che è venuto alla DNA, sopra alla DNA, con Lucio Di Pietro e altri magistrati, mi stai pure grazie, che all'epoca era vice direttore, stai visto la commissione. Panza con Nicola Cavaliere. Mica poteva dire di noi a fare sopra il luogo, no? Cioè, io facevo pentite e poi avevo interessi a far uscire la verità. E li ho portati con l'elicottero per 4 giorni di seguito. Di cui anche un pilota di quello, io ho saputo poi, ultimi giorni, che sta ammalato di cancro, che veniva su in zona, una della polizia, che da pratica i mare, partivamo, poi arrivavamo là, tenevamo un fiorino blindato, e andavamo sui posti, stavano queste con le tute bianche, non so se è o Enea, una cosa simile, che abbiamo poi dovuto scappare su certi siti, e mica ne abbiamo vista una, abbiamo vista decine e decine e decine, parte sopra, che poi se l'hanno fatto loro, ma quelli più pericolosi li ho portati io sul posto per 4 giorni. Come si concludevano queste, diciamo, queste ispezioni? Con i verbali. Con i verbali. Con i verbali che hanno fatto alla Commissione Ecomafia. La Commissione Ecomafia, dopo che ha visto queste verbali e queste perizie di una gravità, hanno messo questa copertura, mi hanno chiamato però a me. A Corso Francia, verso, dopo Tor di Quinta, a Scuola Superiore di Polizia, io di scorta avevo la DIA di Roma all'epoca, tenevo un ispettore che sta al Ministero degli Interni, che si chiamava D'Alessandro Giovanni, un altro maresciallo si chiamava Scupola, che fu un maresciallo in Puglia ora, se n'è andato la DIA, e un altro ancora. Siamo andati là, ho portato i documenti, abbiamo parlato alla commissione, ho spiegato e alla fine ho chiesto: potete lasciare morire 5 milioni di persone? Ricette, non ci stanno 26 mila miliardi per poterli bonificare. All'epoca i lire noi parliamo. Sì, perché questa è la cifra che occorreva per bonificare. Solo per quei che avevano fatto, però solo per quelle perizie che loro avevano già. In più, dice, dove mettiamo milioni e milioni, centinaia di milioni di metri cubi, tutta questa roba inquinata? A chi la portiamo? Siete voi lasciate morire così? Cosa avrebbero potuto fare? Niente. Però lo dovevano dire. Quindi non c'è niente da fare. Ma lo dovevano dire però. Non è che segretate, prima per 5 anni, poi quando hanno visto che io su qualche tribunale ho cominciato a dire queste cose, perché io ultimamente ho avuto ora parlare con qualcuno di là, che è nato un bambino addirittura senza sangue e l'acqua, nato morto, il corpo era vivo, gente che sta a morire, bambini. E questo fatto qui, io ho battuto la testa 6 mesi nel carcere, sul cuscino, prima di pentirmi. Quindi questa è stata la molla che vi ha portato a pentire? È stato il 90% del mio pentimento, poi mi hanno venduto, poi a mettere l'arma, poi chi mi volevano fare avvelenare, mio cugino Valtarino, mio cugino Francesco non c'era, stava ancora in carcere quando io sono perché stato. Perché vi ha venduto l'arma? Mi ha venduto perché l'ho tolto i soldi dalle mani, a Munnezza non si faceva più. In che maniera vi ha venduto? Ho venduto che mi chiese delle armi, io tenevo i depositi di armi, di cui non dovevano portarle in nessuna parte più su qualche mio rifugio che tenevo in coppa calcestruzzi. Invece no, io stavo a Otranto quando hanno fatto questa operazione, che lì non dovevano tornare più. Invece lui con mio nipote Panaro Sebastiano, che è mio nipote Panaro Sebastiano, io e il padre siamo cugini, figli di 2 sorelle, io e Raffaele, mandò a mettere di nuovo le armi lì e poi chiamarono Annigli, che Annigli era uno dei carabinieri più onesti del mondo,
un carabiniere vero, Gennaro Aniglia, che mi venne ad arrestare, però me lo disse. Certo, ti hanno venduto, ti ha fatto pigliare il culo stavolta. E io zitto ancora. Poi io chiamo i magistrati, cose, faccio fare un certificato con un primario cardiologo, altri medici, esco, vado ad attenzione domiciliare da Santa Maria, no? Ora arriviamo alla seconda volta, perché il primo processo, la prima volta i 416 bis, fu cassato da Carnevale. Arriviamo al secondo, che stava in corsa al 91, che io sono uscito con gli arresti domiciliari, però con percorso e cose. Allora sono venuto a corrompere un magistrato, a casa della sorella di mia cugina Giuseppina, che sta a Nola, che abita a Nola, che faceva venire là un magistrato che stava verbalizzato, che gli avevano dato soldi e un Rolex io. Per l'appello per loro, perciò uscirono. Io, Antonio, il fratello, quello è un vigliacco, è un grande vigliacco, quello là, nato spione grosso. Antonio che sa... chi? Schiavone, lavorava i servizi segreti, pure lui, il fratello, il mio cugino Sandokan. Che io mi era scordata pure. Che ma era stato in carcere anche lui? Sì, era andato 9-10 anni, solo malattie, questo, quello. Era stato, anche l'anoressia gli era, si era fatto venire, sì, no? Non era anoressico? Tutte cose si fanno venire, quindi fuori parevano tanto, io l'ho scritto ogni tanto, li mandano a cartolini, che gli sfotto la giafa, pure così, perché loro dissero che io li volevo far morire, dice, no, perché se voi morite, morite subito, vi dà sta 41 bis per 200 anni da vivere. Sono cattivo, Ecco, per quelle che avete fatto a me, perché voi, io gliel'ho detto, voi avete invocato tanta pioggia che vi è arrivata poi la tempesta, perché io l'ho mandato a dire che stappava la bomba atomica e ve la buttava, faceva morire Sansone per tutti i filistei. Però adesso in carcere Antonio, anche Antonio no, sta fuori, ma aveva preso l'associazione perché io avevo dimenticato che lui aveva portato in notizie certi omicidi pure. L'ho dimenticato perché troppe cose, erano i secondari importanti certe cose. Che ho fatto 6.000 pagine, 6.000 rotte pagine di verbale, di cui 1.500 stanno coperte da omississimi, 1.200, 1.300. Lo so che nei faldoni Spartacus ci sono molti omissi. In tutti i processi troverai gli omississi. Mica possono quindi dire, ci sono cose mica ancora, possono dire, sono cose ancora Filippo, più importanti. Che le era squadra mobile e Cicimara facevano a Ciro Rattobaci. Questo è negli omissi. Mica possono dire che hanno fatto i stragi di Stato, mica possono dire Gladio, mica possono dire che i falangi armate. Ma queste cose prima o poi verranno fuori? No, lì verranno fuori, poi me ne scapperò. Ma che fanno a casa, incoppano baobab verso Auganatà, che è il piante grosso di sopra. Ma voi uscite, entrate, non avete mai paura? Mi senti, chi ha paura muore 5 volte. Paura di che? Trapassa tra la vita e la morte, un attimo, però no, fa sempre attenzione, io diciamo, di quelli vabbè, ma che la paura è irrazionale. Ma lo sai che mi guardo principalmente io, dello Stato, no tutto, di alcune istituzioni, io ho dovuto cambiare decine di scorte, perché come io, ora io ho una scorta, i ragazzi che addirittura non hanno, perché io non la voglio nemmeno, però nemmeno una macchina decente, sai come andiamo a spasso noi, con una punta, mentre un servizio centrale non protezione a cozzagli i parassiti, che si hanno rubato persino la cassaforte e nessuno l'ha saputo mai, ditelo, 2003, là sperita la cassaforte, i soldi hanno i documenti, nessuno ha mai pagato, chi ci deve guardare, l'unico che si ruba una cassaforte è all'ufficio di servizi centrale. Ma questo programma di protezione come ha funzionato? Io per voi e la vostra famiglia? Io ho una protezione speciale con cambia di generalità. Ecco, in più mi fui munito anche di porto d'armi. Armi, mi diede persino a scorto un maresciallo Giorgetti di Noppa a comprare le armi e poi se l'hanno preso e se l'hanno venduto. Ho avuto delle denunce che io sono uscito completamente assolto a formula piena e loro condannati. A una dottoressa, amica di quel Cirillo che aveva fatto il direttore del servizio centrale, che si chiama Linda Roberto, ho fatto delle denunce, non si trovano agli atti. Ho denunciato il Ministero degli Interni, il servizio centrale che doveva accudire alle mie proprietà, si hanno pigliato pure i soldi. Pure i soldi gli affitti Otonda che a me mi furono restituiti, non so che fine hanno fatto. Mentre loro camminano in macchine fittate, i lus,
E i carabinieri o la polizia che fa scorta oppure fa lavori pericolosi, non tenere i soldi per la benzina. A me mi è capitato un maresciallo che stava prima al Quirinale dei Granatieri, che poi mi faceva la scorta a me, dovuto cacciare a lui i soldi per mettere la benzina alla macchina militare, perché gli davano i buoni, dove che nel percorso che facevamo non c'erano quei distributori. Quindi, se vogliamo, da quando, dal primo momento in cui avete deciso di pentirvi, voi avete dovuto cercare di sopravvivere. Ecco, hanno avvelenato. E da con un colonnello medico in coppa di Ibarra, a Piazza Mazzini. E un colonnello onesto che aveva la scuola ufficiale di polizia, i carabinieri qui a Via Aurelia. Il fratello era ufficiale medico, mi mandò, mi diede la pillola perché non presi troppa stricnina, che me l'ha detto Giovanni Russo, a buffare cose, perché la prima volta non è, ma non l'ho accusato io, poi ho accusato Dariuccio da Simone, che l'avevano dato in consegna, Dariuccio da Simone, e l'hanno dato 10-15 anni di carcere. E nel corso del vostro domicilio protetto avete mai avuto, perciò dico, allora, era stato svelato il vostro domicilio? Con tutti i documenti, con le attività che faceva l'impresa etero-costruttore, quelle che so fare meglio, più di un'azienda agricola. Al 2008, dicembre 2008, con un complotto tra il Servizio Centrale Protezione e il capitano dei Carabinieri di Ronciglione, ex tenente che stava con i figli di Cagnazzo, che si chiama Marco Naspone, che ora sta a Parma, che io manderò questa denuncia poi al comando generale d'attenzione, il generale Tommasone, perché lui è anche stato vittima di persecuzione di politici, Tommasone. E io dovetti verbalizzare che Tommasone era una persona onesta, che era una persona onesta, non chiacchierata. Ecco perché oggi è generale, se no lo ne manda in galera, ci rinne Pomicino. Fecero questo complotto, venne a fare una perquisizione approfittando di mio figlio che stava al manicomio, congedato per pazzo, tutti e due nomi, di cui ha perso il figlio, l'hanno tolto persino la patria potestà, ha corto d'appello di Napoli per questo fatto del figlio. Questo è vostro figlio Vincenzo. Ecco, perché a me si hanno preso? Perché lui abitava con me e loro misero che lui non ci poteva stare perché poteva fare male al figlio. Perse la moglie dell'incidente, sì, vero? Che poteva far male al figlio. Ma è malato davvero? Ma sì, malato davvero, malato. E lui mi ha fatto persino il statuto occupendo Italia, di cui il servizio centrale ha pagato 12 milioni in privato per non mettere il nome nuovo, un nome vecchio, poi è stato un nome nuovo, un nome vecchio, iniziando da Novara. Può trovare Asa Clinica Samede, Asamadi come si chiama qui a Roma, il clinica all'Aquila. Un centro di igiene mentale, un centro mentale, Abita Erba, a Roma, a Perugia, a Cuni, ora stanno in una comunità. Ho capito. Lo mise in mezzo che lui aveva rubato queste due armi al fratello che viveva con lui, perché sempre contro me. E ci stanno. Poi lui se l'ha accusato chiaramente sul tribunale, ha detto. Vengono a fare questa perquisizione con questo complotto. Da me, vengono a casa mia che io abito lontano dall'altro mio figlio, no? Non trovano niente regolarmente, perché io tengo una scorta fissa che mi guarda. Poi vanno da mio figlio e trovano due armi, che l'avevo messo poi mio figlio Vincenzo, perché voleva, per farmi accusare me, che trovarono una motocicletta pure sua, una moto. Questo è il primo figlio vostro? I primi figli miei non stanno con me, perché io non ho fiducia del primo figlio mio. Non ho mai tenuto fiducia perché stavo con loro, cercavo di destabilizzare, gli feci dare un piano protezione, però lontano da me. Ah, ho capito. Per non farle ammazzare, perché poi quando non serviva più le ammazzava, e lui ecco, ha fatto pure con me attraverso Tommasone, è venuto a Roma, che mi ha chiesto perdono, l'ho fatto dopo piena protezione, quando Tommasone era tenente colonnello, stava a Roma dietro le carceri di Regina Cella, la comanda dei carabinieri là. Quindi questo figlio mio l'hanno portato, l'hanno adulato, poi mi hanno subito dietro a casa, mi andarono a Torino, lui perché? Visto che c'erano l'ultima volta con me, perché io tenevo una cameriera rumena, lui si è impaghito di quella pensava che va a pigliare, e se ne è scappato con quella, io trovando soldi, casa a destra, casa in tarpe, quelli si voleva. Ho bisticciato, ma così. Loro cosa hanno fatto? Hanno approfittato.
Perché sto servizio centrale sotto? Perché la sera che hanno venuto a farsi perquisizione non c'era niente. Hanno trovato due armi regolarmente dichiarate, una carabina per caccia a cinghiale e un fucile calibro 12 per caccia, un Browning per caccia, che erano il mio figlio Maurizio, con porto d'arme. I numeri di matricola. Arrestano a me e a Maurizio, ci portano in coppo a compagnia. E io chiamo servizio centrale, che dovevano loro accudire, ma se mai mi promulo di portare in carcere, a me mi dovete portare a Paliano o a Rabibbi, o carcere ripentite, no? Certo. No, non fanno sapere niente a nessuno, no, davanti a me un servizio centrale non protezione, a cozzagli i parassiti che stanno lì sopra. Perché anche l'ufficio documentazione hanno cacciato tutto fuori, che mi hanno venduto, poi dice, tu no, è per forza, usavano tutto quanto io chi sono. È normale che io glielo dissi, e ti tengo arresto domiciliare perché poi ne Spartacus, il momento che io sono libero, e mi hanno cacciato poi 6 giorni dopo, servizio centrale ha fatto, mi ha tenuto sequestrata ancora per un giorno, per scarcerazioni di fine pena. Che significa sequestri persone, tenga la denuncia lì in borsa, c'è la denuncia fatta contro di loro. Come un'altra denuncia che fece Cirillo al 97-98 con Giancarli Armato, procuratore generale a Viterbo, ah tiene Mantovani che me l'ha fatto vedere, dice, e non mi ha fatto né la carta, e dice no, non si può fare più, perché io mi posso appellare perché mette l'articolo, io sta là, dice, quella di scoppiare tra le mani, cara Mantovani, pure a te. Perché questi che c'hai intorno, a parte di questi, che sono accozzagli i leccaculi politici, i carriere, l'hanno fatta leccare i culi politici, no che l'hanno fatta per merito. Perché le operazioni io li vedo oggi, perché ci ho fatto 30 anni un mafioso, 20 anni a scuola e 20 anni che ho 70 anni, da munnezza a caricim, assieme ai carabinieri, polizia, e vedo il piccolo, che se vai si mette in due furgone, viene a mettere la microspia a te senza mangiare, senza straordinari, senza soldi, e se sbaglia l'arrestano. Se l'operazione riesce a sciù colonnelli o generale, le hanno fatto loro. Loro hanno fatto solo gli appalti, fanno. Noi adesso beviamo un bicchiere d'acqua perché abbiamo una certa età e ne abbiamo perché bisogno. Perché io sono arrabbiato, arrabbiato brutto, ecco perché voglio fare, perché uscendo tutto fuori non avranno più interesse ad ammazzarmi.